grande Inghilterra. Attenzione Graziani, torniamo. Nibali, attacco di Vincenzo Nibali che è da solo a 6 km dal traguardo. A te la linea. Poco più di 5 km all'arrivo della Milano-Sanremo e allora andiamo da Emanuele Dotto fino al termine. Poderoso scatto di Vincenzo Nibali sulla salita del Poggio, ha dato la paga a tutti quanti, ha un vantaggio di una manciata di secondi. Vincenzo Nibali a 5 km, 500 metri alla conclusione. Inizia adesso la pericolosissima discesa del Poggio, ma Vincenzo Nibali ha proprio nella discesa uno dei suoi punti di forza, il dorsale numero 31, il capitano della formazione della Bahrain Merida, che ha Colbrelli, Ausler, Coren, Moric, Pellizzotti, Piberniak ed è pilotata sulla Ammiraglia da Alberto Volpi. Vincenzo Nibali sta volando quando mancano 5 km e 200 metri alla conclusione, ma abbiamo visto il contrattacco di Peter Sagan, la cui maglia iridata spicca in seconda posizione accanto a un compagno della Bora, vale a dire l'italiano Daniel Oss, che sta cercando di aiutare il suo capitano Peter Sagan, cui sono sfuggite per pochissimo due edizioni della Milano-Sanremo, nel 2013 quando si impose Čolek, il tedesco, e lo scorso anno quando Kwiatkowski beffò il campione del mondo. Ancora Vincenzo Nibali a tutta birra, a manetta, in discesa, curva a sinistra pericolosissima, affrontata a velocità supersonica da Nibali, che ha un vantaggio di 11 secondi a 4 km e 700 metri alla conclusione. Attacco tempestivo, attacco in salita brillante da parte di Vincenzo Nibali, che ha preso un discreto margine. 11 secondi non sono tanti, sono un paio di curve, e infatti vediamo che la caccia a Nibali è partita con Peter Sagan in terza posizione, preceduto da Daniel Oss. Il grande lavoro in salita del campione di Germania Markus Burgart, c'è anche un corridore con il quale occorrerà fare i conti, Greg Van Avermaet, nelle prime posizioni. Nel frattempo Nibali rosicchia un secondo, è a 12 secondi il suo margine di vantaggio nei confronti del gruppo che insegue, con Peter Sagan nelle prime posizioni. L'errore, come ci ricorda il nostro Luciano Gasparotto, che Nibali non deve fare è quello di voltarsi, perdere tempo per controllare la situazione. Nel frattempo c'è lo scatto di Peter Sagan con Caleb Ewan, che si porta nelle prime posizioni del gruppettino degli inseguitori. Sale a 12 secondi di vantaggio, una caduta che ha coinvolto due corridori di secondo piano. Nibali rallenta per affrontare a tutta velocità una curva sulla destra, doppiata poi da una curva sulla sinistra. 3 km 700 metri alla conclusione in apnea per questa salita del Poggio, spesso decisiva. Lo scorso anno Peter Sagan cercò l'attacco, di sferrare l'attacco. Sagan che è in terza posizione, preceduto dal campione australiano Caleb Ewan. Questa è dunque la situazione. Al comando Vincenzo Nibali quando mancano 3 km 400 metri alla conclusione, 11 secondi il margine di vantaggio quando sta per concludersi la discesa del Poggio, ma adesso devono uscire fuori le forze di fondo, perché è una corsa lunghissima la Milano-Sanremo, una corsa estenuante, 294 chilometri portati quest'anno a 297, perché in prossimità di Ovada, Provada e Rosiglione un tratto di strada aveva ceduto e dunque i corridori hanno dovuto percorrere 3 chilometri aggiuntivi. 3 chilometri alla conclusione e a 10 secondi il margine di vantaggio di Vincenzo Nibali nei confronti di Peter Sagan, su cui c'è tutta il peso con Matteo Trentin, che si è portato in seconda posizione. Al terzo posto Vincenzo Nibali, poi attenzione anche al francese Arnaud Demare, che ha fatto lavorare molto Cimolai e Guarnieri, e anche il campione di Lituania Konovalovas. Vincenzo Nibali pedala a tutta velocità, 2 km 600 metri alla conclusione, 9 secondi di vantaggio, un margine risicato. Le grandi doti di fondo di Peter Sagan e anche di Matteo Trentin, che stanno dando la caccia al campione siciliano. 2 km 300 metri alla conclusione, adesso ci sarà la curva a destra, entra sulla via Aurelia il nostro Vincenzo Nibali, ancora 9 secondi di vantaggio, scatenato Peter Sagan alla caccia di Vincenzo Nibali, gruppo sfilato e sgranato. C'è anche Kwiatkowski nelle prime posizioni, Kwiatkowski che beffò proprio lo scorso anno il grande Peter Sagan. Kwiatkowski in prima posizione, Sagan in seconda posizione, con adesso sopravanzato da un paio di atleti Vincenzo Nibali, mentre Matteo Trentin
con il dorsale 121 della Mickelson Scott, sta per andare a raggiungere Vincenzo Nibali. 1 km 700 metri alla conclusione, soltanto 7 secondi di vantaggio per Nibali, che comunque pedala al centro della carreggiata, non si volta. Dietro Nibali c'è Trentin che sta per essere raggiunto dal gruppo dove Peter Sagan sta affilando le lame. Ancora l'azione leggermente appannata di Vincenzo Nibali, 1 km e mezzo alla conclusione, soltanto 7 secondi di vantaggio per lo squallo dello Stretto, che sta compiendo una grande impresa e che in qualche modo cercherà di onorare al meglio questa edizione 109 della Milano-Sanremo. Arnaud Demar nelle prime posizioni, Sagan in terza ruota, c'è anche Christoph con la maglia di campione europeo, una maglia bianca bordata di azzurro. Ancora Vincenzo Nibali che pedala nella posizione a uovo, fra poco la Flamme Rouge, la fiammella rossa, l'ultimo chilometro ci transita adesso Vincenzo Nibali, fra poco comincerà dunque il rettilineo che porterà al traguardo di Via Roma. Ancora Vincenzo Nibali con un margine di 7 secondi di vantaggio quando mancano 900 metri alla conclusione. Attenzione a Peter Sagan che è stato raggiunto dall'alfiere della Mickelton Matteo Trentin, c'è anche Caleb Ewan. Ancora Nibali fra l'entusiasmo del pubblico perché mancano ormai 700 metri alla conclusione, curva a destra. Sagan e gli uomini della Quick Step si portano nelle prime posizioni per portare in avanti Viviani, Alaphilippe. Gilbert è caduto, ripreso Matteo Trentin. Ancora Vincenzo Nibali quando mancano 500 metri alla conclusione, ha un margine di vantaggio ancora di pochi secondi. Il trenino della Quick Step lavora a tutto vapore per Viviani e Alaphilippe con De Clercq nelle prime posizioni. Ancora Vincenzo Nibali a circa 150 metri di vantaggio, ma gli inseguitori sono a caccia della lepre, mancano 300 metri alla conclusione. Vincenzo Nibali si avvicina al traguardo di Via Roma, non lo vediamo ancora sfrecciare sotto la nostra postazione microfonica. Vincenzo Nibali ha un vantaggio di una settantina di metri, nel frattempo è partito lo sprint con Peter Sagan. Nibali va a vincere. Vincenzo Nibali in seconda posizione, Caleb Ewan e poi Demar. Questa dunque la situazione della corsa, grandissima impresa di Vincenzo Nibali che si aggiudica la Milano Sanremo, non la vincevamo dal 2006 quando si impose Pippo Pozzato. Grandissimo Vincenzo Nibali che ha attaccato a fondo, ha beffato tutti i velocisti migliori, ha beffato Peter Sagan, entusiasmo del pubblico qui alla Milano Sanremo che impazzisce di gioia, ha vinto Vincenzo Nibali. In seconda posizione si è classificato Caleb Ewan, in terza posizione il campione di Francia Arnaud Demar. Grande vittoria di Vincenzo Nibali che scoppia in lacrime, attorniato dai suoi compagni di squadra, dal suo direttore sportivo. Vincitore Vincenzo Nibali della edizione 2018 della Milano Sanremo, la classicissima di primavera che tagliava il traguardo delle 109 edizioni. Primo Nibali, secondo Caleb Ewan, al terzo posto Arnaud Demar e adesso Nibali viene festeggiato da tutti i suoi compagni di squadra. Grande impresa, Nibali ha compiuto un prodigio, un capolavoro, scattando ai 6 km dalla conclusione in salita e mantenendo quel risicatissimo margine di vantaggio che ha saputo portare sino al traguardo. Bravo Nibali, grande vittoria per lo sport italiano. Era dal 2006 vincitore Pippo Pozzato che non riusciva la vittoria a un corridore di casa nostra, c'è riuscito lo squalo dello Stretto che qui a Sanremo ha tagliato per primo il traguardo, precedendo l'australiano Caleb Ewan e precedendo il campione di Francia Arnaud Demar che aveva conquistato la prima posizione nel 2016. Grazie all'assistenza tecnica di Massimiliano Savino, fra poco vi proporremo anche le interviste con il grande Vincenzo Nibali che ha vinto una edizione stupenda della Milano Sanremo, partita sotto la pioggia ed è arrivata sotto il sole della Sicilia, per il successo del siciliano Vincenzo Nibali. Dalla postazione in via Roma di Sanremo è tutto, vi ricordo ha vinto Nibali davanti a Ewan, Demar, Christoph, Hoylands, Sagan che si è classificato sesto, Matthews, Nielsen, Colbrelli e Stuyven. È tutto dalla Milano Sanremo, la linea ai nostri studi.